Con Tullio Pirovano, amministratore delegato della Polimedia S.p.A., azienda ormai collocata ovviamente nel gruppo Kit Digital, come abbiamo già detto più volte dalle pagine del sito di Mille Canali. E in questa occasione ovviamente Polimedia è presente con le sue soluzioni che sono perfettamente integrate, dicevamo, ormai nella offerta della Kit Digital. E qui si è vista effettivamente che l'integrazione, per come promessa a suo tempo, va avanti nel migliore dei modi. Ah, certamente, l'integrazione è iniziata immediatamente dopo l'acquisizione e oggi siamo presenti nello stand della Kit Digital, perché noi rappresentiamo in Italia la Kit Digital in Italia, benché appunto la ragione sociale della società è Polimedia, ma operiamo col brand Kit Digital, e qui presentiamo tre nuove soluzioni. La più importante, la soluzione di punta, è certamente la nostra soluzione di social TV di Second Screen, che è presentata in modo molto efficace, io credo, sia attraverso un'applicazione per l'iPad, un'applicazione per l'iPhone con la controparte sulla televisione, dimostrando in realtà quello che sono i modelli di monetizzazione, quindi partendo dalla pubblicità che viene, diciamo, fornita in modo interattivo sul device, abbinata alla pubblicità che viene presentata in broadcast. Il modello associato a un catalogo di video on demand, con tutte le caratteristiche di personalizzazione e di profilazione che sono tipiche dei dispositivi personali. Questa è una soluzione che in Italia è stata sperimentata in casa Mediaset. Ecco, entriamo un attimo nel dettaglio della soluzione Mediaset, che in qualche modo ha evidenziato una differenza competitiva tra voi e altre aziende del settore. Certamente. Noi abbiamo iniziato questo pilot, questa sperimentazione già da un anno, portando l'interattività, cioè dimostrando tutta la potenza dell'interattività sul second screen. Lì si vede chiaramente da un lato il cosiddetto check-in, quindi la registrazione, sia sul televisore che sul dispositivo mobile. In questa maniera viene agganciato il dispositivo al TV. Abbiamo a disposizione un catalogo video on demand con la possibilità di selezionare il titolo dal dispositivo mobile, quindi iPad, iPhone o Android, e vedere e analizzare il trailer direttamente sul device mobile, e quindi spostare la visione del tutto, del film, sul televisore. È possibile a questo punto attivare tutto quello che è la rete di social, quindi è possibile per esempio sapere o comunque segnalare ad altri amici del proprio network un particolare titolo, verificare nell'ambito della propria lista di contatti le referenze e i rating che sono stati dati su un determinato titolo, fare commenti relativi al titolo in visione. E questa è un'altra funzionalità. La terza funzionalità è completo, è la funzionalità dell'advertising, che è una funzionalità molto interessante, perché permette di abbinare una pubblicità che viene passata in broadcast, che quindi ha una valenza uguale per tutti, con lo stesso brand che viene riproposto sul dispositivo mobile e che pertanto ha tutte le caratteristiche di interattività, per cui la pubblicità può espandersi attraverso per esempio l'analisi di un mini site o comunque la fornitura di servizi che sono personalizzati. A questo punto quella grossa soluzione che avevate di profilazione dell'utenza, come rientra in gioco e che opportunità offre in questo tipo di applicazione? Qui effettivamente, come dicevo, le caratteristiche e le funzionalità di profilazione permettono, per esempio, faccio un caso molto semplice, di fronte a una pubblicità di un operatore telefonico
che presenta una soluzione, una pubblicità di brand sul televisore, è possibile una volta sul dispositivo mobile identificare con precisione l'utente, identificare il piano tariffario e per esempio proporre un piano tariffario diverso o comunque una promozione particolare. La stessa cosa vale per esempio per una pubblicità di una casa automobilistica dove sul dispositivo mobile viene presentata la stessa pubblicità però con una serie di servizi aggiuntivi quali la prenotazione, per la possibilità di prenotare una prova nel concessionario più vicino oppure di avere già una preconfigurazione del modello sulla base del profilo, quindi lo stesso modello di automobile che si presenta con interni allestimenti diversi per esempio per il marito o per la moglie. È possibile concludere anche delle operazioni di billing su questo sistema? Sicuramente, una volta che abbiamo identificato l'utente, fatta la proposta, agganciato l'utente, a questo punto la chiusura del processo con il billing è qualcosa che è assolutamente fattibile. Concludiamo dando una sintesi di quelli che sono gli sviluppi per Polimedia con Kit Digital all'estero. Ma per noi, questo lo si vede anche dai numeri del 2011, abbiamo avuto un incremento importante di ricavi ma anche di posizionamento grazie al network internazionale di Kit Digital. Quindi abbiamo la possibilità per esempio di rientrare in tutta una serie di gare che ci vengono quindi fornite direttamente dall'estero. Siamo impegnati, abbiamo una pipeline di una ventina di opportunità che stanno in Europa ma anche in Sud America e qualcun'altra in Asia Pacific. Quindi direi sicuramente una esperienza molto positiva per un'azienda italiana che ha portato i propri prodotti e le proprie soluzioni nell'ambito di un'azienda internazionale americana quotata al Nasdaq e che può quindi a questo punto beneficiare anche di tutta una serie di vantaggi commerciali che derivano proprio dalla presenza commerciale all'estero. Concludo dicendo che noi oggi stiamo facendo questa intervista allo stand della Kit Digital al Nasdaq a Las Vegas, uno stand importante su due piani, qualcosa che un'azienda come Polimedia prima dell'acquisizione non poteva assolutamente permettersi, sia come presenza ma sia anche diciamo come capacità logistica organizzativa. E con questo è tutto, Tullio Pirovano, amministratore delegato della Polimedia Antonio Franco, dal NAB di Las Vegas per millecanali.it.